Sarà almeno la quarta, quinta volta che rifaccio questo video? Perché c'è un punto in particolare in cui se non mi esprimo bene, anzi benissimo, può essere facilmente frainteso. Comunque se mi sentite con la voce strana è perché mi sono appena svegliato, c'è ancora qua sopra il mio pigiama, e quindi scusate, c'ho la voce un po' strana. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti nel mondo degli anime, io sono Kenny, questo è l'ultimo video del 2018. Avevo intenzione di fare qualche speciale in particolare per questo 2018, fare che ne so qualche momenti divertenti dei miei video o robe varie, solo che video parlati ne ho fatti davvero pochi, quindi riuscire a fare almeno un video di 5 minuti, ad esempio, in cui metto momenti divertenti nei miei video, non ci sarei riuscito, quindi preferisco più fare questo video del genere, ovvero faccio un recap dell'anno e in più dico i miei propositi per il 2019, vedendo proprio il prossimo anno se riesco in qualche modo a fare questi momenti divertenti che vorrei fare tantissimo, includendo anche questi di quest'anno. 2018, anno più bello e più brutto allo stesso tempo. Questo perché è stato l'anno della mia crescita e l'anno del mio declino. Insomma, metà anno crescita, metà anno declino. In pratica tutto è cominciato ovviamente gennaio, in cui continuavo a fare funny moment, stavano andando davvero bene. Stiamo parlando che ogni video di funny moment riusciva a fare almeno le 1000-1500 views. E parlando di un canale che ha 3000 iscritti con 1500 views, è davvero tanta roba. Continuo così per febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, e anche luglio e agosto. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, per 8 mesi. Quindi per 8 mesi ho continuato a fare la stessa cosa a raffica, ovvero funny moment. Eravate anche voi stessi a chiedermi degli anime in cui farci funny moment. La lista ce l'ho tuttora sul computer, non vi preoccupate, non ho ancora cancellata. Questo non perché continuerò a fare funny moment, anche perché c'è ancora chi non l'ha capito, ma funny moment non ne farò più. Stessa cosa vale per gli AMV. C'ho la lista là sopra per un altro motivo. Settembre, ottobre, novembre, dicembre è stato l'anno del mio declino. Partendo da settembre, quando ho ricevuto il primo strike su un video in privato di Rollline Apri. Da lì è successo un patatrac tra virgolette, perché si sono verificate delle cose successivamente che mi hanno portato appunto a non fare più funny moment AMV. Queste cose sono appunto il primo strike, l'avvertimento della community su un video di Tulovuru, sempre funny moment, che qualcuno, non voglio dare colpe, però qualcuno ha segnalato quel video segnalando, dicendo che ci sono delle scene di nudo. YouTube ha controllato ed effettivamente era vero, ma c'era quel caspita di ombra, quindi neanche sembra più di tanto, ma ha deciso di bloccarmelo e darmi l'avvertimento della community, e va bene così. Successivamente è arrivato anche lo strike, quindi il secondo strike, su un video di nuovo in privato di Blend S. Lì poi ho sbroccato, ho fatto un video bruttissimo, perché è bruttissimo qualitativamente, è bruttissimo di qualità, insomma fa schifo di qualità, in cui appunto avviso che non farò né AMV né funny moment. La cosa dell'AMV riguarda la stessa cosa di funny moment, ovvero avendo paura di prendere una musica che non devo prendere e farmi arrivare uno strike, non ne ho voglia, quindi non faccio neanche AMV. E arrivederci, grazie. Se non sbaglio, 8 novembre ho cancellato tutti i funny moment, quindi da 300 video che avevo fra pubblici e privati sono arrivato ad averne 60, quindi capite bene fra quelli pubblici e quelli privati quanti funny moment avevo, per tra virgolette ricominciare da capo, cercando di cambiare il mio format, cambiare la mia colonna portante, perché YouTube me l'ha buttata giù, e cercando di rialzarmi, cosa che per adesso, che stiamo parlando, che ora sto registrando, che è il 27, controllo. Sì, oggi è 27, quindi sto parlando di oggi, che non sono neanche riuscito a rialzarmi, perché sto continuando a perdere iscritti a raffica. Spero di riuscire a risollevarmi nel 2019. Quindi cercherò di tappare qualche buco con Last Minute, che devo ancora portare come si deve. Quello che avete visto voi del primo episodio di Iceland, quella era una prova. L'intenzione mia è di fare Last Minute di, facciamo caso, se prendo un anime completo, un anime già uscito, di farle tutta la stagione. Quindi se sono 12 di 12, se sono di 24 di 24 e così via. Facciamo caso invece che prendo un anime che sta ancora uscendo, ad esempio che avete intenzione di farlo su Kakegurui. Ogni episodio che esce faccio un last minute di dietro. Quella era l'idea iniziale. Quindi quello che ho fatto di Iceland era una prova, vi è piaciuta tantissimo, non me lo sarei aspettato, quindi grazie. E incomincerà per bene a gennaio.
Almeno si spera, gennaio-febbraio, insomma, quelle sono le date. Altro format che ho portato e conosciamo meglio, che piace tantissimo a me, piace tantissimo anche a voi, anche perché a me piace perché mi permette di conoscere cose nuove su personaggi che mi interessano, come possono essere Diaz, Asia, Luis, Kakarin, che abbiamo fatto finora almeno, e altri tipi di video che usciranno, che ancora non vi spoilerò perché devo ancora editare, devo ancora capire come farli. Insomma, ci sono un po' di progetti in ballo in questo momento. Per quanto riguarda invece 2019, ci sono delle cose che vorrei, insomma, degli obiettivi che vorrei completare. Per quanto riguarda YouTube, ho intenzione di fare molti video con molti YouTuber. Non come adesso, che la maggior parte dei video li ho fatti con Matteo95 o Sa2497, insomma, sono quelli sempre YouTuber di Anime World Ita. Voglio espandermi ancora di più, facendo coinvolgere, almeno sul mio canale, anche Slappy, che ho fatto un video solo con la reaction, Jozuma, idem, 3331, idem. E anche altri youtuber che non ho ancora portato sul canale, come possono essere Manganime, che vorrei farci un video con Orange, che lo sto stimando in questo periodo in una maniera incredibile, con dei video spettacolari che sta facendo. Quindi in qualche modo vorrei collaborare anche con lui, con Arcantos, ma con anche altri youtuber come possono essere Gattastica o anche Kurumi-chan, che io conosco meglio come Rina. Quindi voglio portare molti video con molti youtuber, tanti youtuber. Il mio sogno in particolare è riuscire a fare un video con un youtuber tra virgolette famoso. Questo è il mio obiettivo, che è quasi irraggiungibile. Di molti youtuber che seguo che parlano di anime, i tre principali che seguo principalmente, i tre principali che seguo sono Giaggiu, Anime Souls e Mangaka. Io con uno di questi tre vorrei farci un video. Non so se ci riuscirò mai, è tra virgolette impossibile riuscire a fare un video con loro. Però entro 2019 voglio provare almeno una volta a contattare tutte e tre e vedere se posso, anzi se riesco, a convincerli a fare un video con me. E no, non li pagherò per quello. Altro obiettivo mio è portare molti più format, cercare in qualche modo di coinvolgere anche voi in questi format, ovvero come sto facendo con Conosciamo Meglio, che chiedo a voi il personaggio che vorreste che faccia questo video, quel tipo di video anzi, vorrei in qualche modo coinvolgervi ancora di più. Il terzo obiettivo, che è il più possibile si può dire, insomma, il terzo obiettivo è quello impossibile da fare, è riuscire a rialzarmi, riuscire a risollevarmi per bene, come si deve, raggiungendo i 5-10K, ovviamente di iscritti. Questo è come un segno di rivincita verso me stesso e verso YouTube. Quindi come segno di rivalsa, come segno che YouTube, anche se mi ha buttato giù, sono riuscito a rialzarmi in qualche modo, vorrei arrivare a quel traguardo. Se vi è piaciuto, come al solito, spolliciate, commentate, condividete e iscrivetevi. Noi ci vediamo il prossimo giorno, il prossimo video. Ciao ragazzi e buon anno e buon 2019.